società medica che si occupa di prevenzione indica che per prevenire le malattie cardiocircolatorie, i tumori, le malattie degenerative in genere, bisogna ridurre i consumi di carne. E il prezzo da pagare per la nostra dieta a base di arrosti e salsicce, che per di più ci fanno male, è altissimo. Il 50% dei cereali a livello mondiale e ancora di più, il 77% in Europa e l'87% negli Stati Uniti, sono usati per nutrire gli animali. E se tutti sulla Terra mangiassero tanta carne quanto se ne mangia nei paesi occidentali, servirebbero 2,5 pianeti per dar da mangiare a tutti. E questo perché per fare un chilo di carne ci vogliono almeno 8 chili di cereali. Con quello che diamo da mangiare agli animali potrebbero mangiare a dir poco almeno 20 miliardi di persone. Siamo 7 miliardi e abbiamo 2 miliardi che muoiono di fame. Quindi questo è tutto un sistema che è insostenibile. Non si possono allevare 10 miliardi di animali in un pianeta con 6 miliardi di persone, insomma è assurdo. Cerchiamo di capire meglio quello di cui stiamo parlando. Allora, tu hai scritto un pezzo intitolato "Se il pianeta muore di bistecca". In che senso? Che vuol dire? Nel senso che si vedeva qua, la ragione principale per cui sono vegetariano e anche il motivo per cui come ricercatore mi interesso di queste cose è che il consumo di carne è eccessivo, diciamo, ha un impatto sul pianeta devastante. L'impatto che abbiamo visto descritto là in termini di gas serra che aumentano, sia per quello che è l'indotto, l'anidride carbonica, sia per quello che è direttamente l'animale, metano, che come si è visto è molto potente come gas di effetto serra antropico. In più, il consumo di carne deforesta, perché i territori... Il manzo viene allevato forse il primo anno a pascolo, l'ultimo a cereali, si è scelto di finirli a cereali perché rende di più. Ecco, per avere quei pascoli devi sempre deforestare nuove aree e normalmente queste aree sono state prese nelle Americhe, cioè sottratte alla foresta tropicale. Siccome però ai tropici non è possibile coltivare con grande resa quei terreni, dopo un po' li devi abbandonare, dunque ne devi deforestare altri. Consideriamo che sono 1,3 miliardi i bovini al mondo, grosso modo. Si tratta di una grandissima quantità, un quarto delle terre emerse del pianeta è dedicato agli animali, un quarto. In più questi animali calpestano. Aumentano col calpestio degli zoccoli, l'erosione accelerata e la deforestazione di quelle stesse terre che sono state già deforestate, la desertificazione. Producono gas serra, l'abbiamo visto, hanno un impatto sull'acqua micidiale. Negli Stati Uniti il 50% della risorsa idrica è per allevare bovini. Un manzo adulto di 450 kg beve tanta acqua quanto quella che serve a far galleggiare un cacciatorpediniere. Cioè stiamo parlando di un impatto devastante. Marzioli, io vengo da lei per...